Eccoci, buon pomeriggio a voi, i nostri web spettatori, buon pomeriggio a Flora Savio dell'associazione CALT. Come avete visto dal titolo, semaforo verde per la quarta edizione dello Show del Cuore e non può mancare il sostegno di Fondazione Natale Cerbone che ogni anno, ormai è diventata una consuetudine, sostiene questa attività proprio in occasione dell'edizione dello Show del Cuore, quest'anno la quarta edizione, il prossimo 19 aprile, quindi tenetevi pronti per vivere in una prestigiosa location, Villa Taurinos di Pozzuoli, con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati al centro CALT che sostiene i pazienti in cura presso le strutture oncoematologiche della Campania. Quindi grazie a Flora Savio e buon Buon pomeriggio. pomeriggio Maurizio, grazie mille. Anche quest'anno, insomma, siamo riusciti a mettere su questa quarta edizione. Insomma, fare solidarietà è sempre molto faticoso Sì, l'organizzazione, è vero Flora? assolutamente sì. Diciamo che è uno scopo per il quale vale la pena, insomma, anche fare dei sacrifici e cercare come proprio una vera e propria maratona nel sostenere il più possibile, unire quante più aziende a supporto, insomma, di questa iniziativa. Lo Show del Cuore nasce proprio con lo scopo di cercare di donare quanti più servizi di accompagnamento a chi effettivamente ha proprio disagi economici o familiari, credetemi, ne sono veramente tante le situazioni in corso, che purtroppo, nonostante che curarsi è un diritto di tutti, per molti, proprio per questi due motivi, non lo è. Quindi con questo evento diciamo che i più fortunati facciamo in modo che aiutino veramente chi è meno fortunato, quantomeno ad avere un percorso dignitoso e sicuro terapeutico. Bene, con Fondazione Natale Cerbone, presieduta da mia figlia Lucrezia, quest'anno probabilmente sarò costretto a fare io le veci di Lucrezia, sono comunque il presidente onorario tra i fondatori. La fondazione porta il nome di mio fratello che è morto proprio di tumore, quindi conosciamo bene, abbiamo toccato con mano il disagio di questa malattia anche per i familiari che vivono insieme al malato queste esperienze. Quindi ricevere un supporto, soprattutto insomma, nei servizi di trasporto, di sostegno alla famiglia, anche quando si vanno a fare le chemio, insomma, è importante, ma soprattutto è importante, perciò abbiamo coinvolto Fondazione Natale Cerbone, è importante sostenere la CALT, è importante sostenere questa cena spettacolo, insomma, con l'obiettivo di raccogliere fondi e quindi anche quest'anno insomma, intercetteremo le aziende che sostengono Nano TV, i nostri amici imprenditori, affinché insomma, si possa raccogliere più dell'anno scorso. Prima di continuare, Flora, volevo vedere uno spezzone di una vecchia Volentieri. edizione quando abbiamo cominciato a collaborare con la CALT, con voi, con Flora Savio, un piccolo qualche minuto per farvi capire qual è il clima che si vive. Se la regia è pronta può mandare quel servizio. Questo programma è offerto da Grazie.
Ad ora parte la signora Cancello Meravigliosa. Angela perché è una donna meravigliosa, ma come tutti voi, nelle grandi persone c'è tanta umiltà e io vi ringrazio per come mi accettate, ognuno di voi, e per come mi ha accettato la signora Cancello. Mi avete fatto sentire tutti a casa quando vi ho conosciuti. Grazie. Una bellissima famiglia, complimenti e una bellissima azienda. È importantissimo per me avervi stasera qui perché veramente effettivamente è un orgoglio in quanto questo format per me ha un significato speciale. È veramente un significato, diciamo, che parte da quasi un disperato bisogno di sostenere una realtà così concreta, così istituzionale sul territorio campano che a causa del Covid rischiava di essere messa in ginocchio. Grazie a tutte le aziende presenti, grazie a questo inizio di questo format. Siete venuti tutti in soccorso e con tanta passione, con tanta attenzione nei confronti di questo tema così importante sotto il profilo appunto oncologico. E quindi ringrazio fortemente ognuno di voi, delle aziende stesse, quanto degli invitati, insomma, di essere intervenuti questa sera calorosamente. E così diamo inizio a questa bellissima, insomma, premiazione di questa insegnazione, di questi riconoscimenti veramente dall'alto valore etico e sociale, ma che vi appartengono tutti. Perché siete non solo grandi aziende a livello veramente a carattere internazionale e mondiale, ma siete anche aziende con un gran cuore e questo va sottolineato tutte le volte che si può. Grazie. Flora, ricordiamo soltanto ovviamente l'obiettivo e le finalità di questa solidarietà. Benissimo, ecco, insomma, era Flora proprio, questa era una delle primissime Sì, la edizioni, seconda no? Quindi edizione, sì. non era al Taurinus, era in un No. altro locale, anche Sì. molto bello, insomma, con veramente una bellissima serata, si sta insieme tra imprenditori, tra amici, nel segno della solidarietà. Quindi è importante sostenere questa iniziativa, vero Flora? Sì, anzi, approfitto per ringraziarti pubblicamente perché sono effettivamente più anni che ci sostieni con Fondazione Cerbone, indubbiamente perché hai vissuto anche sulla tua pelle cosa significa questa tematica e mi auguro veramente di cuore che grazie a te tante persone di tua conoscenza e che ci stanno addirittura poi guardando in questo momento possano percepirne l'importanza e esserci. A unirsi insomma a questa causa perché sicuramente più persone siamo a sostenere e più aiuto possiamo dare. Bene, noi ovviamente in queste ore manderemo un comunicato, insomma un messaggino ai nostri amici imprenditori per annunciare eventualmente la tua visita, in che modo si può fare solidarietà e partecipare a questa quarta edizione dello Show del Cuore. C'è una formula per le aziende e c'è una formula per chi volesse solo partecipare, insomma comprare il biglietto della cena, Praticamente sì, è una che cena insomma. molto esclusiva, è una cena, ecco, dove rappresenta sia il mood delle aziende e quindi in questo modo un'azienda può partecipare proprio in quanto tale, come supporto in prima linea, tanto quanto approfittare anche di una semplice cena di gala, che poi tanto semplice non è, in quanto molto articolata nel mood dell'evento che avete più o meno già percepito. Oppure alle aziende, quando vi verrà a visitare Flora, vi proporrà dei pacchetti, no? Dei pacchetti tipo di Certo, aiuti, sono perché sì. Sì, loro acquisterebbero, insomma, dei pacchetti per i cosiddetti servizi di accompagnamento. perché praticamente sono dei pacchetti che sono stati realizzati proprio per, vista la forza indubbiamente che le aziende se vogliono riescono ad avere, allora è come se ogni azienda prendesse effettivamente l'incarico di donare 30 servizi, 20 servizi o 40 servizi di In modo che, accompagnamento. insomma, Così concretizziamo, virtualmente sì. toccano con mano Sì, quelle 20 tecnicamente famiglie, che sì, ma accompagneranno in questo percorso questa è la parte più difficile. importante tecnicamente. Io non ho voluto essere un evento tra i tanti di solidarietà, dove si parla di solidarietà, ma poi non conosciamo toccando con mano fino a che punto. In questo caso invece sì, lo possiamo fare, sappiamo che quella donazione ha portato una donazione di 30 servizi di accompagnamento, per così dire un numero tra i tanti. E effettivamente anche coltivare nel tempo, perché a noi piace, alla CALT piace poi, nel mese dopo mese o comunque ogni tot periodi dell'anno,
anche poi nuovamente far conoscere a quanti servizi di accompagnamento stiamo durante l'anno, perché ci piace veramente essere quanto in linea e più trasparenti possibili proprio nella percezione di quello che si è fatto in maniera vera e propria, tant'è vero che, come ricorderai anche l'anno scorso, così sarà quest'anno, verrà a sé, oltre delle cariche della medicina, appunto, a nostra testimonianza, ma in realtà proprio delle testimonianze di pazienti veri e propri. Tu l'anno scorso hai potuto sentire, insomma, una testimonianza molto toccante, ma che raccontava quello che poi è il processo della CALT. Il punto è che bisognerebbe solo, ecco, aiutare tantissimo per dare sempre più assistenze, perché se ne darebbero anche 10.000, però l'importante è averne le risorse, perché la CALT, a differenza della solidarietà in generale, la ricerca o quant'altro, che bene o male è fondamentalissima, ma che fa casa un po' di tempo in più, la CALT materialmente ha delle spese oggettive per ogni paziente, perché per i pazienti il sostegno è gratuito. Quindi ecco perché ci dimeniamo per fare Diciamo il più che la possibile. CALT ha sede presso l'ospedale L'ospedale Cardarelli, Cardarelli, sì. parliamo quindi di un'istituzione serissima, Esiste da conosciuta, 34 anni. esiste da 34 anni, è presieduta, Dottor Giovanni Panico, che abbiamo conosciuto che a anche tutte le lui ha avuto elezioni. questa problematica importante ed è un miracolato per il suo problema avuto, e da lì in poi ancora di più in maniera molto forte è voluto esserci proprio per i pazienti. Allora, bene, intanto vedo che la nostra mascotte, Hermes, se ne va in giro per lo studio, non so se viene inquadrato dalle telecamere, lo vedo che passeggia tra di noi e quindi ci distrae un po'. Quindi l'occasione è quella giusta per fare solidarietà con l'associazione CALT, con questa quarta edizione dello Show del Cuore. Cosa possiamo aggiungere, Flora, per incentivare chi ci ascolta a partecipare a questa iniziativa? Di darci la possibilità di presentarci di persona, presentarmi magari di persona, grazie anche a te, e potrò spiegare tutto nel dettaglio per avere tutte le informazioni in maniera esaustiva, con la speranza poi di scegliere positivamente. Bene, grazie a Flora Savio, grazie alla CALT, grazie allo Show del Cuore e ai servizi di accompagnamento che garantisce per i malati oncologici. Noi anche quest'anno con Fondazione Natale Cerbone faremo la nostra parte. Sarò io a rappresentare Fondazione Natale Cerbone. La mia Lucrezia, la presidente ufficiale, è un attimo 6 mesi a Berna, quindi sarà a Berna il 19 aprile perché per fortuna studia ancora. Dopo la laurea sta facendo un percorso con Erasmus a Berna, Ah, in Svizzera. complimenti. Sono andato a trovarla anche l'altra settimana, però sono sicuro che ci seguirà da lì e grazie ancora per quanto fai, Flora, Grazie a voi. in questo settore di solidarietà. Seguiteci su nanotv.it e non perdete gli aggiornamenti fino al 19 aprile che vi forniremo su questa splendida serata e soprattutto attenzione ai miei amici imprenditori, sosteniamo sempre di più questa iniziativa perché fare solidarietà è importante. Va bene? Seguiteci su nanotv.it. Grazie alla regia di Gaetano Caccavale anche questo pomeriggio e buona serata.